Grazie Nicola, vai, ok. Recording is on. Ok, grande. Puoi metterle nel video, Leo, se vuoi, caricare quella pagina. C'è anche Nicola, ciao Nicola. Sei qua? Sì, sì, c'è. Non può parlare perché è al lavoro, segue solo. Ah, ecco. Sì. Ascoltando e gestendo una registrazione. Allora, chi è che vuole introdurre? Erminio, vuoi introdurre tu? Sì, va bene. Beh, mi aiuti a mettere l'ultimo commento del che ho dentro? Aspetta, vediamo. Che ho dentro nel sito nostro? Dove sta? Aspetta. Questo. Per condividerlo? Dovrei condividerlo? Sai condividere relativamente la seconda icona in basso da sinistra. Aspetta un attimo, faccio la prova. Allora devo intanto chiudere questo, tornare alla riunione. Qui la seconda icona a sinistra è questa qui. Condividi schermo. Consenti. Vediamo un po'. Adesso scegli finestra o schermo. Vediamo un po' se è questo. È il secondo bottone da sinistra. No, non è questo. Ecco. Non è questo però. Forum zero, no, non è questo. Non è questo, no, no. Io ho aperto... Io sono adesso al... Cioè, poi... il referendum propositivo che stiamo discutendo. Lo so. Sto andando a cercare... Riparti nel forum, tra l'altro hai messo tu un messaggio poco fa. Sì, certo, è quello che volevo caricare. Puoi caricarlo anche tu, se sei più bravo. Se vai nel forum lo leggiamo assieme. Va bene. Allora, però non ho... non ho la possibilità di leggere insieme, insomma. Allora, io ho fatto un copia e incolla di quello che c'era prima. Ripartire... Cioè, questo è un altro tema. No, è così. Ripartire con l'iter approvativo delle modifiche della Costituzione che permetterebbe anche leggi, permetterebbe anche leggi di iniziativa popolare. Il codice 4994 asterisco cancelletto 4994 il commento. Non conosco il cancelletto, ma cancelletto è, chiamiamola, inferiata, se vuoi. Come lo chiami? Lo visualizzo io, non so. Sì, dai. Prima o poi dovremmo fare una prova non durante la diretta, ma separatamente. Vai, vai. Allora. Siamo qui. Allora, però credo che tu debba togliere il tuo oppure... Va bene. Aspetta, io tolgo il mio. Dove è andato a finire questo? Ok. Tolgo il mio. Tolto? Allora, sì. Allora, aspetta che qui mi visualizza un'altra cosa. Share your screen. Non so perché non mi visualizza lo screen. Ah, aspetta. Forse devo cambiare... piattaforma. Aspettate che esco e rientro perché
adesso qui dovrebbe funzionare, ecco qui funziona, questo, partager, adesso vado a partager, ecco qua, dovrebbe vedere. Ok. Okay. Erminio sul tema scritto. Allarga si vede. Un po' panorama, allora. Allarga un po'. Ci sono diversi commenti di Erminio. Prima lettura della Camera. Ripetuto. Devo andare in fondo. Come mai? E mi sembra lo stesso testo. È una ripresa di parte. Scritto due volte. È una ripresa parziale. Poi qui c'è un altro commento. Ecco, partiamo da quest'ultimo. Qui c'è un'iniziativa popolare, videoconferenza annunciata da Nicola, e poi c'ero io che avevo riportato un messaggio di Nicola, che è una bozza di descrizione breve, un po' lunga in realtà, ma comunque è già una bozza. Poi, questo è un testo scritto recentemente da me, sì, questo volevo dire. Da Erminio, sì. Praticamente è scritto pochi minuti fa, lo leggo. Ripartire per un iter approvativo delle modifiche della Costituzione che permetterebbe anche leggi di iniziativa popolare e approvazione opposizione controproposta, e in caso di voto negativo o non concordato con i proponenti fare referendum popolare. Questo sarebbe l'obiettivo, no? In questo momento la Costituzione prevede due tipologie di referendum su iniziativa diretta dai cittadini. La prima prevede la raccolta di 50.000 firme, la seconda di 500.000 firme. In entrambi i casi non esiste una tempistica prefissata. L'esperienza ha mostrato che con la prima tipologia la stragrande maggioranza non è arrivata nelle aule parlamentari, mentre molte delle seconde sono state affermando che se il Parlamento legifera in autonomia di legge, a loro parere ha dato seguito alla richiesta dei promotori senza contraddittorio, la richiesta referendaria viene evitata e dei promotori non resta che attivare un nuovo referendum. Credo che al riguardo ci siano pareri della Corte Costituzionale. Sì. La proposta di legge costituzionale, sì, eccetera, eccetera, deputati Duva ed altro, sì, abbinata con la proposta di legge costituzionale AC 276, modifica dell'articolo 71 della Costituzione concernente l'iniziativa delle leggi e dell'introduzione del referendum propositivo, deputati Ceccanti e altri, è stata presentata alla Camera il 19 settembre 2018 e assegnata alla Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 3 ottobre 2018. L'Assemblea della Camera ha approvato il 21 febbraio 2019 in sede di prima deliberazione la proposta di legge costituzionale. Quindi la Camera ha approvato 77 modifiche dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953. Votazioni presenti, votanti, maggioranza favorevoli, contrari. L'esame in commissione è iniziato il 16 ottobre e si è concluso il 15 gennaio. Dal 16 gennaio 19 è iniziato l'esame in assemblea e si è concluso con la votazione finale del 21 febbraio. Successivamente viene attivata la omologa commissione. Puoi far scorrere un po'. Commissione primo del Senato, che lavora fino al 30 luglio 20, proponendo di passare all'affronto del lì c'è un errore, all'affronti di altre proposte di legge numero 1437 e consultiva
c'è qualche scoordinamento nella frase, però sì. Diciamo di un atto di governo numero 99 in data 8/7/20, la ripresa della trattazione della legge 10/89 viene ricalendarizzata dalla commissione su proposta del presidente e proposta ad altre leggi con questa comunicazione. Posposte. Sì. Ecco lì e sarebbe leggi legislatura 18ª prima commissione permanente resoconto sommario numero 123 dell'8 gennaio 20, comunicazione del presidente. Il presidente riferisce sull'esito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare a proseguire nel corso delle prossime sedute. Scusami, dice i seguenti provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno: disegno di legge costituzionale numero tal dei tali e connessi, estensione elettorale per il Senato. Allora, questa data qui... Elettorato, estensione elettorato. Disegno di legge costituzionale numero 83 e connessi, tutela costituzionale dell'ambiente. Disegno di legge costituzionale numero 388, priorità di esercizio dell'azione penale. Disegno di legge costituzionale numero 1089, iniziativa legislativa popolare e referendum. Questo sarebbe il nostro. Allora, cosa è successo? A parte ho l'impressione che era il 08 agosto quando hanno fatto questo, c'ho anche il verbale di quella commissione, di quel presidente, non so se trascrivendo ho fatto qualche errore. Comunque, vabbè, alla fine sono arrivati a un certo punto di discussione e il presidente che doveva gestire l'affronto dei temi di commissione ha convenuto con gli altri di metterlo dietro ad altri problemi che sono quelli prima di quello che ho evidenziato adesso, no? Quello lì. E lì si è bloccato l'iter per poi portare nel Senato all'attenzione del Senato l'approvazione o meno della legge. Quindi siamo arrivati a una messa in pista nel Senato in commissione, trattata con abbastanza interventi dei vari esponenti delle varie forze politiche, di cui c'è un verbale, che io ho anche quello, e poi dopo però siamo nel 20, siamo ormai durante la pandemia, siamo già in una zona dove queste cose vengono un po' o strumentalmente o meno messe nel dimenticatoio, bloccate, perché le voci messe prima di quello che è questo punto sono sicuramente di valore politico inferiore, o un po' di dettaglio, no? Se avete riguardate sono cose interessanti ma sono meno significative della legge che si andava a proporre. Quindi siamo un po' in questa condizione che se la presidente della commissione va a ridiscutere con i vari esponenti presenti in commissione di riportarlo in cima e di affrontarla, la cosa potrebbe riprendere il suo naturale svolgimento, con un contesto che è molto diverso dalla partenza, perché alla Camera si è aperta la strada con il governo giallo-verde con la Lega, e lì la Lega aveva appoggiato la proposta di Fraccaro perché era un ministro addirittura del specifico, era dentro nel loro patto. E mentre il Partito Comunista, l'area di sinistra, ha un po' cercato di, come tutte le opposizioni, al di là del valore specifico, di mettersi sempre di traverso, perché è una logica da guerra civile, come sappiamo bene. Adesso, quando il 5 Stelle si sono alleati col PD, hanno dovuto mollare un po' di roba e hanno mollato su questo elemento qui, lasciandolo un po' nel dimenticatoio, perché il PD non poteva rimangiarsi un'opposizione, il 5 Stelle non poteva rimangiarsi un'approvazione, alla fine l'hanno messo lì, siamo un po' fermi in questa situazione.
noi possiamo dire solo questo, che c'era una maggioranza abbastanza ampia fatta da quello che adesso possiamo chiamare centrodestra o destra, che a rigor di logica dovrebbe approvare, come ha approvato in Camera anche il Senato, quindi i numeri ci sarebbero anche se si mantiene gli stessi numeri di chi ha approvato alla Camera, senza che nessuno faccia marcia indietro. Se poi anche c'è qualche conversione da parte dell'area del PD che è o sinistra, che avrebbe dovuto essere un loro cavallo di battaglia, va bene, ma che perché la partecipazione popolare penso che sia diciamo all'interno dei certi valori che provengono da Marx, dovrebbe essere almeno in teoria auspicata, speriamo, insomma, non lo so. Poi Leo mi dice che non è proprio così, che neanche Marx voleva la partecipazione del popolo seriamente, ma comunque voleva la nomenclatura che faceva le veci del popolo, insomma, che sarebbe ancora l'oligarchia di oggi, la stessa cosa in versione liberale. E comunque, vabbè, a parte questo, chi ha votato o i partiti che hanno votato la prima dovrebbero votare la seconda. Qualcuni della seconda maggioranza potrebbero anche cambiare un attimino l'idea per stare insieme, visto che se 5 Stelle vogliono fare alleanza col PD in maniera stabile, voglio capire su questo argomento chi è che molla, no? Come su questo punto. E qui a questo punto, cioè, mi pare di aver intanto introdotto, poi se ci sono domande cerco di andare un po' a memoria o chiudo il materiale, ma sostanzialmente non vedo grandi integrazioni. Se si vuole sapere chi erano parlamentari, gli interventi stenografati, se è possibile averli e capire cosa imbastivano, pur di essere l'opposizione o pur di essere in maggioranza. C'è da spanciarsi un po'. Chiedo scusa, si sente la telefonata di Raffaello. Nicola, puoi disabilitare i microfoni? Fai tu da lì. Ok, va bene. Senta, io devo dire una cosa però, prima che vada avanti. Sì, certo. Noi avevamo già contattato ieri da... C'è il microfono spento adesso. Non puoi abilitarlo lui. Abbiamo tutti il microfono spento. Adesso ho acceso io il mio, ma... Sì, chiedo scusa, l'ho dovuto spegnere su consiglio di Nicola perché... si sentiva la telefonata di Raffaello che non aveva spento il microfono, certo. Quindi ho dovuto disabilitare tutti e poi piano piano chi parla. Ok, posso fare solo un intervento veloce su questa cosa molto interessante di Erminio? Al di là di... Io ti sento a tratti, chiudi la telecamera. Giuseppe, chiudi la telecamera, ti sento a tratti, sei un rallentatore. È tutto rallentato, non si sente. Ci sente lui, perché sennò Giuseppe... Forse così. Prova Giuseppe. No, non si sente niente. Giuseppe, ti consiglio di chiudere e rientrare. Eventualmente facciamo parlare di nuovo Raffaello intanto.
aspettiamo che torni Giuseppe. Ecco. Ciao Giuseppe, ti vedo di nuovo presente. Sì, sì, io sinceramente non capisco quale sia il problema. Certe volte dal 4G Plus mi scende a H+, che sono i tipi di rete. Non so se è dispositivo o dove vivo io che soffro un po' di digital divide. Comunque, mi sentite ora? Mi sentite bene? Perché sono tornato, ho riavviato e sono tornato in 4G Plus. Quello che volevo chiedere al discorso interessantissimo di Erminio, cosa possiamo nel frattempo che speriamo che dall'alto i parlamentari vadano avanti su questa cosa, possiamo fare qualcosa noi o non c'è proprio possibilità? Possiamo raccogliere delle firme per forzare la cosa o per farla noi questa proposta di referendum, diciamo, propositivo? C'è qualcosa che possiamo fare noi dal basso? Grazie. Io penso che ne abbiamo anche parlato in passato, evidentemente per te può essere la prima volta in cui parliamo di questo, no? E dovremmo fare quello che è l'azione classica, un tentativo, magari disperato o meno, non so dirtelo, di pressare tutti i politici, nessuno escluso, nessun partito scelto o no, per restare fuori dall'agone della lotta per le preferenze, i voti che ognuno cercherà di fare. Speriamo che sia positiva per noi il risultato e quindi spammare a tutti i parlamentari e registrare chi ha risposto, chi non ha risposto, evidenziarlo, e se c'è qualcuno che ha risposto, vedere se la consistenza è tale che possano, basta uno, ma che possano attivarsi con un gruppo abbastanza significativo, magari 20-30 parlamentari, che possono avere una voce anche a livello di mass media in maniera indipendente. Io penso che fin qui può essere fattibile che tutti quanti si convertano, sia quelli che erano convertiti non tornino ad abbiurare quello che loro hanno votato, e sia quelli che erano contrari e che tornano ad abbiurare, che vanno ad abbiurare quello che prima hanno votato, si possono invertire le posizioni. Adesso sono in un governo, diciamo, collegiale, più che collegiale è carcerato, non è un collegio libero, sono chiusi dentro in gabbia più che in un collegio, e vedere se il do-des permette a chi vuole questo procedere, questo percorso, strappare un consenso di tutti o della maggioranza attuale, che è un po' anomala, ma è un tentativo che se andasse risparmieremmo molte energie, che altrimenti diventa una sensibilizzazione da zero, diventa il discorso che diceva Leo della massa critica extraparlamentare che riesce a entrare nel discorso di vita politica ma non partitica, e li convinca, se gli Extinction Rebellion hanno il loro valore del 3%, se si coinvolge il 3% di persone della società sostenitori di questo, si dice che i politici mollano. Vedremo se sarà così. Io non so, non ho la sfera magica. Quindi non è una cosa. Io vedo che il nostro amico non sta conversando, ma non parla con noi. No, sta parlando al cellulare, ecco perché ho dovuto mettere il muto. Quindi è solo questa la strada, non esistono purtroppo altre strade. Strada. Dopo ce ne sono altre più tradizionali, come se la legge in Parlamento non ci fosse. Cioè sensibilizzare l'opinione pubblica come se non ci fosse. Il Leo penso che abbia qualcosa sicuramente da aggiungere. Sì, io sono delle considerazioni importanti e interessanti, sia la domanda che hai fatto tu Giuseppe, sia la risposta di Erminio, cioè fare pressione su tutti i politici. E però per fare pressione dobbiamo prima di tutto
mobilitare, diciamo, un movimento per la democrazia. Ed è un po' l'intento dell'insieme di questi punti. Questo punto ha dei punti, a mio avviso, qui esprimo un parere molto personale, poi entrerei nel merito dell'abstract, diciamo, ma inquadrando il tema, come anche ha fatto, mi pare, molto bene Erminio, dando anche, diciamo, un inquadramento di come si è arrivati alla situazione di stallo attuale. Situazione di stallo che è anche un po' scandalosa, diciamo, perché il Parlamento ha dedicato tempo e quindi denaro per arrivare alla prima delle quattro votazioni e poi la cosa si è arenata lì. Devo dire che, peraltro, siccome sono anche attivo nel Movimento 5 Stelle, perché mi sembra il partito meno peggio che c'è, nonostante tutte le sue debolezze, cerco di seguirlo un po', so bene che ci sono molte perplessità sugli strumenti di democrazia diretta anche all'interno del Movimento 5 Stelle. E io credo che le perplessità del Partito Democratico hanno avuto terreno fertile nel Movimento 5 Stelle, per cui purtroppo il problema è generale, diciamo, mi sembra che Erminio l'abbia corretto e l'abbia diciamo descritto correttamente, cioè fare pressione su tutte le forze politiche agendo praticamente sui cittadini e mobilitando, perché, diciamo, anche nel Movimento 5 Stelle ci sono diverse incertezze sul tema della democrazia diretta. Devo dire, per dirla proprio tutta come la penso, senza voler indebolire il nostro giudizio sul punto, che però è anche corretto considerare che lo strumento del detto referendum propositivo, che è un'espressione anche poco chiara purtroppo, l'espressione più corretta è legge di iniziativa popolare a voto popolare, a differenza della legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, che è prevista dalla Costituzione, ma che però viene, diciamo, trascurata nella prassi parlamentare. La legge di iniziativa popolare a voto popolare, detta in modo succinto ma poco chiaro referendum propositivo, è lo strumento più potente di democrazia diretta, così potente che per esempio in Svizzera a livello federale non esiste. Cioè, esiste in Svizzera, i cittadini, quando dicono a livello federale l'iniziativa, i cittadini svizzeri possono modificare la Costituzione, cioè fanno una proposta di modifica della Costituzione. Poi però la legge attuativa la fa il Parlamento, ed è molto delicato ed è complesso il fatto, perché gli svizzeri si sono interrogati in proposito diverse volte per cercare di introdurre la legge di iniziativa popolare a voto popolare, che esiste in diversi cantoni. Per esempio nel mio cantone esiste, qui dove mi trovo, ma non esiste a livello federale, perché c'è il problema di come redigere una legge costituita correttamente, quindi con i legami corretti con tutte le altre leggi. È un problema purtroppo complesso e anche tecnico, che praticamente a livello federale svizzero hanno discusso il tema, ma non è stato risolto. Quindi il problema è che questo è il capolavoro della democrazia diretta,
e però ha anche delle difficoltà attuative non marginali, per cui le preoccupazioni che si sono manifestate all'interno di tutti i partiti su questo strumento sono purtroppo da tenere in conto e vanno, diciamo, probabilmente affrontate. Non le affronterei peraltro, io ho delle idee su come fare, copiate anche dal come funziona a livello cantonale, però le descriverei in un argomento di dettaglio. Io penso che chiedo scusa, Raffaello, sì, se gentilmente può mettere il microfono in muto perché c'è il ritorno della sua voce. Grazie. Grazie, grazie. Arrivo alla fine, ho finito. Io penso che il problema sia risolvibile, ci sono delle proposte per risolverlo. Le proposte per risolverlo le metterei in un testo di dettaglio. Mi sembra che l'abstract che aveva proposto Nicola vada abbastanza bene, lo si trova nel forum, e direi che se siamo d'accordo lo rileggiamo magari assieme adesso. Poi gli approfondimenti li metterei nel seguito della discussione. Gli approfondimenti sono importanti perché appunto lo strumento è molto importante, ma anche implica delle difficoltà tecniche di applicazione. Ecco, ho finito. Andiamo a leggere l'abstract che aveva redatto, lo condivido perché ce l'ho sott'occhio. Allora, l'abstract di Nicola, ecco, è questo qua. Non è definitivo, dice Nicola. Qui sono io che scrivo, ma avevo copiato il testo che Nicola aveva messo, mi sembra, per email, non mi ricordo come mai non l'aveva messo lui. Lui dice non è definitivo. Lo si può magari ritoccare rapidamente. Si tratta di fare riattivare il percorso che si è fermato alla Camera dopo il passaggio al Senato in prima discussione, si dice in prima lettura, da riverificare il percorso che comunque è già stato votato in modo positivo. Il quorum di sottoscrizione è di 500.000 firme, come sempre. Prevede una temporizzazione di risposta da parte del Parlamento e nel caso di non accordo con i promotori, la proposta viene mandata a referendum vincolante cittadino con quorum approvativo di partecipazione del 25%. I vantaggi sono vincoli temporali di procedimento in Parlamento, vincoli temporali per l'obbligo di indire un referendum, percorso costituzionale vincolante per l'espressione della volontà dei cittadini. Ecco, e qui diceva, come terzo punto, che sarebbe dove si trova, da verificare se c'è da altre parti nel mondo un sistema uguale o simile, forse in Polonia c'è una cosa simile, in Svizzera da verifica. Ecco, questo è il testo. Organizzare il lavoro successivo di definizione dettagliata del punto, non c'è molto da dire perché c'è già in Parlamento la proposta, occorre cogliere l'opportunità, spingere il Parlamento a riattivare l'iter trovando persone in Parlamento che facciano mettere in calendario l'iter del referendum. I contatti possibili sono l'onorevole Maggi,
già depositato e messo in calendario la proposta per parlare dell'iter, ma slitta sempre causa emergenza. C'è anche Fraccaro che è il propositore. Ecco, questa è la bozza del testo che aveva preparato Nicola. Posso dare qualche piccolo dettaglio? È approvato alla Camera e fermo al Senato, deve invertire le due... È stato approvato alla Camera, come hai scritto tu, il 21 febbraio 2019 e non è più passato al Senato. No, è passato al Senato ma è fermo nell'iter a metà della strada. È passato al Senato, grazie. Consegnato al Senato, no? Non passato come approvazione. È stato trasmesso, lo ci capiamo, al Senato che ha avuto... si è sviluppato un certo percorso e poi si è stoppato ad agosto facendo slittare il punto sempre dopo altri più importanti secondo loro. Se tu vedi l'ordine del giorno che ho mostrato è per far capire cosa ha messo davanti e poi hanno sempre messo qualcosa davanti e quella cosa non è mai stato portato in aula o comunque in commissione. Grazie della precisazione, non lo sapevo, però l'hai scritto, mi sembra, nel testo. Allora, posso intervenire? Nel forum prego, c'è anche il link di Erminio, dove c'è, ti ricordi che l'avevi detto l'altra settimana, che c'è, dove c'è il percorso che ha fatto la proposta, c'è il link che avevi messo tu, Erminio, quindi c'è. Quindi se vogliamo essere più sicuri, lì c'è tutto quello che è successo. Sì, va bene, proprio non proprio tutto perché sintetico. Non ti sento. Comunque va bene. Ciao Franco, dimmi. Allora, io vorrei fare queste due cose. Ascolta, adesso ho un'altra telefonata, c'è una conferenza. Scusate. Aspetta. Ok, allora io intanto mi informo se questa cosa c'è in Polonia. Ho un'amica che è laureata in scienze politiche, lei è polacca, lavora all'ambasciata di Roma e chiedo anche che sono in contatto con l'onorevole Trano, quando ero un 5 Stelle, lui è l'onorevole della circoscrizione nostra, e chiedo se lui sia interessato a portare avanti questo discorso del... Lui è stato uno di quelli cacciati dal movimento... e confido nel gruppo misto e gli chiedo se sia interessato a portare avanti questa battaglia. Vi farò sapere ovviamente. Grazie. Scusate, volevo aggiungere Maggi riduttivo, eviterei di mettere solo Maggi come unico referente in questo abstract. Tutti quelli che hanno depositato questo documento e che l'hanno firmato fino al punto di stop, c'è da Dadone, c'è da Luvo, c'è una serie abbastanza diciamo significativa, e poi si può anche leggere gli interventi dei vari parlamentari che in quel momento approvavano questo tipo di posizione. Quindi dal punto di vista darlo solo al Maggi credo che sia negativo, nel senso che gli altri si sentono esclusi. Tiriamo via il riferimento specifico, almeno in un abstract, poi nelle considerazioni a parte nel dibattito si può segnalare che lui ha preso l'iniziativa con coraggio senza andare a raccogliere firme da altri, per quale motivo l'abbia fatto penso che ci creda solo quello, quindi non diciamo che l'ha fatto solo Maggi, perché fino a lì c'erano in molti e io non penso che tutti gli altri abbiano dimenticato il valore di quello che portavano avanti, avranno altre logiche di potere o di come dire, condizionamento ostrogoschiano, e quindi anzi sono un po' defilati, però abbiamo avuto qualche contatto con la Dadone e con altri anche quando c'era il discorso del libretto del referendum, si sono fatti vivi in qualche maniera, non troppo. Ecco, io volevo solo fare posso dire una cosa? Vai.
Io mi richiamo a quanto ha precisato Ragno. Il procedimento è al Senato attualmente, non alla Camera. Quindi, fossaltro per questo motivo, il citare Maggi non ha senso, perché il problema è politico ed è al Senato. È politico nel senso che, per tutta una serie di motivi ora qui non approfondiamo, il Partito Democratico è sempre stato, come dire, restio, ritroso, ecco, e quindi aveva bloccato in epoca di governo giallo-rosso, aveva bloccato la procedura passata alla Camera nel febbraio del 2019. Allora, io, fatta questa precisazione ulteriore rispetto a quello che dicevo Ragno, che io sarei per togliere il riferimento a qualsivoglia persona, io toglierei anche il riferimento, e spiego subito perché, alla, come dire, allo studio comparativo con le altre nazioni, non perché non sia significativo saperlo, ma che questa è una tipica iniziativa tecnica da uffici studi. Ma qua la proposta che dovremmo fare è una proposta di tipo tipicamente politico, quindi il problema politico è quello che il Senato riprenda a esaminare questa tematica, sulla quale il problema messo in luce dal governo Draghi, cioè della pandemia, la lotta alla pandemia e del come affrontare il recovery fund con la transizione ecologica, la transizione informatica, non sono di per sé contrastanti, nel senso che modificare la Costituzione è una questione generalissima, ma di per sé può non richiedere moltissimo tempo, quindi io credo che abbiamo abbastanza frecce all'arco nel sostenere che questa proposta, mandare avanti la ratifica, poi si vedranno loro con modifica o no, di quanto già approvato alla Camera, non richieda moltissimo tempo, mentre richiede una volontà politica. Cioè, quello che manca non è l'affinamento, manca la volontà politica relativa al fatto se approvare o no un potenziamento della democrazia rappresentativa, perché io desidero essere chiaro, questo nuovo progetto non è un progetto di democrazia diretta, è un tipico progetto di potenziamento nell'ambito della democrazia rappresentativa della capacità di intervento dei cittadini attraverso il loro voto, cosa che per tutta una serie di motivi, non diciamolo qui, molti non vogliono fare, non lo dicono ma non vogliono farlo. Quindi concludo, io credo che bisognerebbe insistere sfruttando la nuova situazione politica, perché oggi come oggi c'è anche la Lega e quindi è possibile che i 5 Stelle riprendano coraggio e quindi siano molto meno legati alla questione del dover sottostare, come nel governo Conte 2, anche ai desiderati del PD. Ma per fare questo, cioè per riattivare questo meccanismo al Senato, eviterei di andare a cercare l'aiuto da gente che non ha votato la fiducia a Draghi, perché se si va a cercare aiuto da quelli che non hanno votato la fiducia a Draghi si ripete l'errore, cioè l'errore che era successo prima, non per colpa nostra ovviamente, ma cioè che delle persone che hanno interessi politici diversi per politica non danno un vero contributo al far sì che il Senato si metta, anche il PD, a non fare più le barricate contro l'ipotesi che si proceda sull'esame della legge provenuta al Senato dalla Camera. Quindi io cercherei, nei limiti delle nostre possibilità, di contattare tutti gli ambiti, cioè prima di tutto i 5 Stelle, perché risulterebbe che, l'avete detto anche voi, che l'uomo forte della situazione era l'onorevole Fraccaro, il quale però è anche lui un deputato e quindi potrà influenzare, ma in senso indiretto. E quindi trovare gente dei grillini che fosse disposta, dei grillini che hanno votato sì a Draghi, che fosse disposta ad andare avanti, gente che poi ovviamente troverà dei rapporti sia con quelli della Lega, che ora sono anche loro al governo e che hanno votato nel 2019, sia del PD, perché nel PD ci sono alcuni
che sulla tesi di rafforzare la presenza dei cittadini nel votare, quindi potenziando i cittadini nell'ambito della notizia diretta, nel PD ci sono alcuni che sono d'accordo. Quindi potrebbe non essere del tutto impossibile ottenere questo risultato, che secondo me sarebbe anche importante, perché se questo risultato non si ottiene nei prossimi mesi, poi diventa sempre più difficile, nel senso che Draghi... Sì. Scusa, allora, intanto io non scarterei né Masi né Fraccaro. Fraccaro perché appunto è il promotore, quello che l'ha ideato. Certo, poi Masi e poi 5 Stelle. Poi Masi perché, non perché non sia 5 Stelle o quant'altro, ma perché l'ha chiesto di metterlo in calendario. È l'unico che l'ha chiesto di mettere in calendario. In tutti i 940. Quindi coinvolge nel senso, chiedergli se può spingere a tutti. No, deputato. Cosa? Masi è deputato o senatore? Deputato, ma non è importante. Se lo mette in chiede di mettere in calendario la discussione, in Senato meno, però l'hanno fatto mettere in calendario, viene sempre slittato, questo è il concetto, capisci? Mi fermi un attimo, non può essere questo il concetto, perché se Masi, come a me pare, ma mi rimetto, se Masi non è un senatore... Non può mettere i dati, le discussioni all'ordine del giorno in Senato. Se può chiedere al governo. Può chiedere al governo. No, come non fatto può chiedere per... all'ordine del giorno. Scusate, aspetta, no, come ha fatto? Aspetti, il libretto del governo. Il libretto del Senato l'ha chiesto lui. Il libretto dell'approvativo l'ha chiesto lui di farlo mettere nel DL 2026-2020. Quindi non è che è un senatore, è un senatore deputato, e questa è la cosa chiave. No, lui è un deputato, però il libretto l'ha fatto mettere lui, non c'è stato bisogno di essere senatore o quant'altro, lui era un deputato e l'ha fatto mettere in calendario. Con la proposta di legge approvata dalla Camera e trasmessa al Senato. Però è una proposta di legge che la Camera ha chiesto, quindi lui può chiedere al governo di mettere in lista il calendario per discuterla in modo... Non è chiaro com'è la procedura. La procedura al Senato può essere sbloccata esclusivamente dall'ufficio di presidenza del Senato. La Camera non c'entra più nulla. Sì, ma di questo tema può darsi che abbia ragione. Può darsi venire, che Raffaello abbia ragione. C'è stato un qui pro quo, lo verifichiamo senza agitarsi, andiamo a vedere se quando si fa che il primo che l'ha presentato sia Maggi, se il Maggi, il dubbio è che Maggi accanto alla proposta ufficiale che veniva avanti alla Camera, lui aveva fatto un'altra proposta per conto suo e su cui è nato forse un equivoco in cui anch'io sono cascato, quindi non ci agitiamo e andiamo a verificare. Credo ho che capito, ma non conta nulla con la procedura in corso che ora è già al Senato. Abbiamo capito che comunque anche al Senato è partita la cosa e quindi chi l'abbia attivata diventa un aspetto diciamo così secondario, perché si pensava fosse ferma dopo la presentazione di Maggi, capendo anche magari male. Ma è tutto l'errore che fate. Ma se mi ascolti o no? Ascoltami, devi anche ascoltare, perché ti sto dando ragione, ma se non lo capisci allora è grave. Ti sto dicendo che hai... Capisco abbastanza la svelta, mi permetto di... Com'è? Come dire, correggerti un attimo, eh? No, ascolta, se ascolti allora possiamo anche... Io sì, non ti prendo qua, sì. Ok, scusami, va bene, ma è che... vorrei che si parlasse con più calma da parte di tutti, compreso me, va bene? Deve capire se certe cose sono in dubbio, correggerle senza tanti problemi. Se vogliamo tirare via Maggi, io sono anche d'accordo, se hai sentito quello che ho detto, e per una serie di motivi. Non sono d'accordo sul fatto che tu voglia già selezionare i gruppi politici tra quelli che per noi siamo, ecco, quello che forse manca nell'informazione, quello che è il nostro statuto, è che noi siamo apartitici, noi non scegliamo nessuno rispetto a questo, perché lo strumento della democrazia diretta e questo specifico è una cosa che tutti i partiti, a nostro punto di vista, se fossero non
condizionati da Ostrogoschi, ma forse un termine un po', che dice che tutti quanti alla fine si corrompono e fanno l'oligarchia, non si salva nessuno, né 5 Stelle, né il PD, né Meloni, né Salvini. Quella è una degenerazione dei partiti che lasciamo a loro. Noi diciamo che la questione è, noi scegliere qualcuno vuol dire che qualcun altro che potrebbe essere d'accordo per la famosa guerra civile culturale che esiste, voterà contro anche se è convinto che va bene. E sarà il ribaltamento delle posizioni. Io ho visto che quando ho parlato, tu hai avuto occasione di parlare per 15 minuti e molte cose che tu hai detto le abbiamo dette e condividiamo, quindi non siamo qui a scontrarci, siamo qui a affinare alcuni dettagli delle riflessioni, perché sostanzialmente dice le cose che prima avevo detto anch'io, su tutto questo. Allora, vediamola così, secondo me la tua osservazione è molto valida da approfondire, ci può essere stato un qui pro quo, il problema è risolto perché comunque al Senato ha preso avvio da in qualche motivo più tradizionale, cioè standard, e sono arrivati a un certo punto della commissione del Senato e poi il Presidente l'ha stoppata perché la maggioranza non era più quella favorevole a questa operazione, c'erano casini col coronavirus, non ha visto di meglio che metterlo via e spostarlo, e ho messo in evidenza l'ordine del giorno del Presidente che di quella commissione del Senato, come dici giustamente tu, va bene, e basta, cioè non è il caso di... cioè noi non siamo, secondo me, non siamo troppo disponibili a fare una preselezione, perché vuol dire diventare partitici per forza, e questo dobbiamo sempre tenerlo presente per noi, eh. Dopo tu giustamente hai ragione, dici a me quelli non manco li voglio coinvolgere, noi non possiamo farlo, cioè non riteniamo sia opportuno farlo, credo che ci piacerebbe tutti quanti, io sarei d'accordo con te se potessi farlo, di dire scatto già qualcuno perché mi stanno un po', come dire, in difficoltà. Sono d'accordo con te. Posso dire certo, la mia? Certo, adesso più o meno... Il problema per chi sostiene come noi l'opportunità di far proseguire l'esame della proposta già votata dalla Camera, il problema è riattivare la decisione. Va bene, siamo qui, che, siamo aspetta, qui per quello. Aspetta, allora, per riattivare la discussione è plausibile pensare che il Movimento 5 Stelle sia d'accordo perché ne è stato accanito sostenitore e quindi i 5 Stelle ci saranno. È plausibile pensare che la Lega e forse anche, ma io non lo so, questo lo preciso, la Casellati, che è la Presidente, come noto, del Senato, potrebbero dare una mano. Perché la Lega soprattutto alla Camera ha votato a favore di massa. Il PD, come ho detto, il PD è stato quello che ha rallentato nell'ultimo anno circa la discussione al Senato. Però anche nel PD, che io sappia, ci sono alcuni che potrebbero essere favorevoli. Allora, sotto il profilo del riattivare la discussione, non si tratta di fare delle scelte, di discriminare, no, si tratta di utilizzare i rapporti, le conoscenze, le questioni per arrivare a far sì che il Senato riprenda la discussione, perché se non riprende la discussione è inutile poi essere felici di aver sbandierato un problema se non si riattiva la discussione che porti all'approvazione anche al Senato. D'accordo, Lionello, va bene, posso, scusatemi, così finiamo il ragionamento. Allora, quello che ci differenzia è questa: noi non vogliamo selezionare nessuno a priori, perché ogni parlamentare ha la libertà di autonomia, di coscienza, di votare e può decidere o meno, e io non escludo nessuno a priori, perché la possibilità, scusa, è veramente, è giusto il concetto possibilità, e l'opportunità è sicuramente un'analisi molto vicina alla realtà, non discuto che quello che tu dici delle possibilità e le attribuisci alle varie persone sono delle opzioni, ma se noi ci perdiamo nelle interpretazione del possibile e andiamo un po' a discutere, noi diciamo a tutti in maniera in super partes a livello politico, a livello dei partiti, e chi ha la coscienza pulita va, chi c'è la sporca e altre strategie non va, e noi non siamo nella testa di queste persone, quindi ti capisco che il riassunto può essere molto realistico, ma prudenza vuole che se sposiamo qualcuno siamo bruciati dagli altri, e allora noi avremmo finito di sensibilizzare in maniera
come dire, informativa, riconosciuti super partes da tutti, e ognuno prende quello che vuole. Noi non siamo lì che col fucile, c'è la loro logica, solo questo ci differenzia, che non mi sembra una gran cosa, no? Credo alla fine. Comunque, vabbè, però apprezzo, ti dico, se dovessi parlare liberamente da libero cittadino, potrei anche dire la tua, da responsabile di un'iniziativa così extra partitica e di carattere generale, non tira fuori nessuno con la mia decisione, si tira fuori chi non è d'accordo e basta. Questo è un po', secondo me, secondo noi fino ad oggi. Dopo, se dobbiamo fare strategie che somigliano un po', come dire, non dire Napoleone per fare una battuta, cioè se vogliamo, pensiamo di gestire, di capire cosa faranno tutti, è una fatica immane e ci divideremmo, quindi tutti ci divideremmo. Quindi capisco, dico che sono abbastanza d'accordo nella tua visione, però non è la nostra metodologia. Comunque possiamo lavorare insieme, no? Posso fare una considerazione velocissima? Sì, riguardo l'obiezione che ha posto, diciamo, Raffaello. Io personalmente Camera e Senato non li vedo comunque come due compartimenti stagni. Cioè io ora contatterò l'onorevole Trano, che è un deputato che magari ha un ascendente nel Senato, quindi può paradossalmente, anche se dalla Camera può... Camera e Senato non li vedo come... Ho capito come dice, non ho inteso il nome. Nome. Raffaele Trano, onorevole Raffaele Trano. Trano, okay. Sì, sì. Io ci parlerò, perché magari lui può avere delle, noi non lo possiamo sapere, può avere delle influenze, può fare pressione sul Senato, e quindi paradossalmente, seppur deputato, indirettamente può aiutarci nella nostra, sì, diciamo, certo, nell'obiettivo, certo, nel raggiungere l'obiettivo, tutto qua. Certo. Non ho capito bene prima, Erminio, se hai detto, io mi sono letto lo statuto di Più Democrazia, c'è scritto che siamo apartitici, certo, e mi piace moltissimo sta cosa, grazie. Certo, mi pare di aver detto questo, non l'opposto, comunque cioè, chiaro, questo è un po' il concetto. Attenzione, forse una postilla, quando vedo che Leo alza il pollice, cosa vuol dire? Che nessuno di noi gli impedisce, come nostro amico, come te, come Leo, se ha qualcuno personalmente di fare il discorso, ma come Più Democrazia Italia non facciamo nessun tipo di scelta di gruppi o di partiti, è molto semplice. Quindi se adesso mi vedete che devo vedere il nome, aspetta, ecco, Raffaello ha delle conoscenze, le attivi senza problemi, non è in contraddittorio, ma come Più Democrazia Italia non siamo orientati a sponsorizzare nessuno, perché tutti quanti hanno il loro prezzo, le loro Ostrogoschi lo spiega, hanno i loro limiti, hanno il conflitto di interessi, e è una cosa che oggi ti dicono sì perché ha interessi, domani no, facciano quello che vogliono. Sono stati nominati per essere i nostri, diciamo così, amministratori delegati pro tempore, che sarebbe meglio che non chiamarli rappresentanti, va bene, che sarebbe un po' più realistico, ma comunque chiamiamolo come vogliamo, e loro fanno quello che vogliono fare, che è quello, e basta. Non ci dovremmo agitare su quello, facciamo due modi diversi di arrivare allo stesso obiettivo, due tipologie di pressione. Ok? Leo, scusa, ma starai fondendo, Leo? Io sto cercando di capire, perché purtroppo ho difficoltà a sentire proprio acusticamente, scusami Raffaello, ma è un problema che gli altri conoscono, sono sordo, anche se ho le orecchie elettriche e tantissime amplificazioni, diciamo ho difficoltà a sentire. Confermo però, siccome ho sentito quello che dice Erminio e Giuseppe, confermo che Più Democrazia d'Italia, dopo lunghe riflessioni e considerazioni, abbiamo messo nel nostro statuto il fatto che è un'associazione apartitica, cioè non ci rivolgiamo, se vuoi, a tutti i partiti, senza privilegiarne qualcuno in particolare, e soprattutto senza presentarci noi ad elezioni, perché sennò diventeremmo
un partito. Questo non toglie che siamo apartitici, ma anche non antipartitici, cioè per cui tolleriamo che all'interno di ogni partito ci possano essere persone che portano avanti delle idee che condividiamo, e allora condividiamo e sosteniamo quelle idee anche attraverso quelle persone. Per cui se troviamo qualcuno dentro, non importa che partito, con i quali non siamo in concorrenza, e sappiamo però che i partiti hanno purtroppo delle degenerazioni molto specifiche, specifiche. Erminio ha citato Ostrogorsky, che è uno che ha fatto degli studi molto interessanti sull'argomento già molto tempo fa. I partiti hanno tutti, nessuno escluso, e il Movimento 5 Stelle lo sta mettendo in evidenza per l'ennesima volta, delle forme degenerative molto particolari, anche se a volte ci sono all'interno dei partiti anche brave persone, buone idee, che però tendenzialmente i partiti finisce che le buone idee le emarginano, a meno che non siano sottoposti a una pressione popolare o di gruppi apartitici che, e di gruppi apartitici che riescano a sostenere le idee. È un po' quella che è la nostra missione. Io però proporrei, anche perché alle 19 dovrei smettere, di concentrarci su quello che è anche un po' l'obiettivo di questi nostri incontri, cioè anche vedere il quadro generale del problema, ma cercare di definire e condensare o prendere delle decisioni in merito al primo passo nella definizione di questi punti, che diciamo è il secondo passo. Il primo passo è stato quello di trovare i titoli, il secondo passo è di trovare dei sottotitoli che spiegano il titolo, cioè quello che chiamiamo anche abstract su suggerimento di Pasquale. Una bozza c'è, che l'aveva fatta Nicola e che ho letto, abbiamo letto adesso. Secondo me, io proporrei di fare dei piccoli ritocchi a quel testo di Nicola, che sostanzialmente però mi sembra vada bene. L'unica, diciamo, miglioria che suggerisco di mettere è che ci sia dentro l'espressione più corretta del referendum propositivo, che è legge di iniziativa popolare a voto popolare, anche perché la definizione corretta è anche meno sintetica, è anche la più esplicativa, se no diciamo rischia che non viene chiaro che cosa è invece, e poi si ricorre ad aggettivi vincolante. Nessuno mai ha immaginato di dire una legge vincolante. Se è una legge iniziativa, un referendum vincolante, no, referendum vincolante. È una legge. Lui dice un referendum vincolante, non una... Ecco, il VOCA poi, purtroppo, anche questo referendum è uno, non è sinonimo, come purtroppo in Italia si usa, di votazione popolare, perché il vocabolo votazione popolare esiste. Il referendum è una delle particolari votazioni popolari, e in particolare la legge di iniziativa popolare a voto popolare non sarebbe un referendum, sarebbe una votazione popolare su una legge di iniziativa popolare. E il vocabolo referendum andrebbe riservato, però non posso cambiare. In Italia questi vocaboli purtroppo sono usati in modo un pochettino confusionario. Il referendum è soltanto un abrogativo oppure di ratifica, magari obbligatorio, però non è una votazione popolare, è una specifica votazione popolare. Però questo ve lo dico a voi, il termine referendum propositivo è stato anche utilizzato. Purtroppo però anche persone molto informate, molto appassionate di
democrazia, all'epoca, siccome i giornali hanno tenuto oscuro il lavoro che stava facendo la Camera nelle commissioni, eccetera, non sanno nemmeno che è esistito il referendum propositivo, per cui non sanno cosa è. Per cui, se siete d'accordo, metterei nel testo della descrizione breve l'espressione legge di iniziativa popolare a voto popolare. Poi Leo, scusami, Leo, aspetta un attimo, Leo, ascoltami bene, perché allora io leggo esattamente, mi senti? Sì? Sì, ti sento. Leggo esattamente il titolo dato da chi ha fatto il disegno di legge. Esatto. E non dice quello che dici tu. Dice disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, perché hanno ridotto quello che noi ci sognavamo che c'era in passato nel 2012 presentato dal 5 Stelle, no? Che era organica, l'hanno ridotta a creare alcuni dispositivi perché possa poi arrivare anche a realizzare nel concreto anche iniziative di leggi popolari, va bene? Ma non si è buttato molto su quel fronte, se no avrebbe scatenato l'inferno da parte di i parlamentari che vogliono loro, diciamo così, per quel famoso discorso strogoschiano, a gestire tutte le leggi. E vedrebbero come fumo negli occhi. Aspetta, non tu, perché tutte le leggi. Legge è al singolare, per cui i cittadini... Più di una, certo, ma parlare di legge in questo frangente è darsi la zappa sui piedi. Qui diciamo che apriamo le possibilità, ma non stiamo a dirlo troppo che vorremmo fare l'alternativa al governo per forza. Potremmo non essere necessario, se sono bravi no, non ne facciamo neanche una di legge alternativa, ovviamente. Però... Per evitare di essere come dire, strumentalizzati nella nostra iniziativa, teniamoci esattamente la definizione che è stata a gestire il percorso. Si chiama così: disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum. Lentamente, scusami. Dimmi. Disposizioni. Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare, ecco, e di referendum, basta. Quella sarebbe la cosa, purtroppo mi dispiace, noi già la vediamo oltre, ma però Erminio, anche quell'espressione lì, che è più corretta, perché dice iniziative legislativa popolare, poi usa il vocabolo referendum a sproposito, ma va bene. Vabbè, cazzo, cosa ti dico? Se tu cambi lì, dicono che non è più quello. Stiamo parlando di una legge di iniziativa popolare a voto popolare. No, qui dice e di referendum, basta. Questo qui è una tua auspicio. Invece di dire a voto popolare, che tutti capiscono. Ma se devono scrivere quello che c'è scritto lì. Parlo referendum, che è improprio. E mi ricordo che al Global Forum di Roma, Riccardo Fraccaro, che aveva parlato della cosa, aveva iniziato il suo discorso proprio con questa precisazione. Quindi, anche se il testo è scritto come lo hai detto, io l'espressione legge di iniziativa popolare a voto popolare, che si capisce, la userei nella nostra presentazione. Mettila tra virgolette, mettila accanto, mettila come precisazione, ma tu se vuoi spiazzare tutti devi dire ripropongo quella legge che si chiama così al Senato. Secondo me è consiglio d'amico. Anche il termine che siccome si chiama, come lo chiamano al Senato, va benissimo, però... No, ma anche la Camera, è lo stesso termine. La Camera e il Senato. Però io sfido chiunque a capire che cosa, a non capire cos'è una legge di iniziativa popolare a voto popolare. Allora, è la seconda voce dell'abstract. Dopo aver messo questo titolo, ci mettiamo pure l'abstract che lo spiega. E sono parole ben consumate, no? Sono vocabolari ben consumate. Ma non sta a toccare queste cose. È un termine che è entrato in un contesto di registrazione di passaggi e tu devi dire va avanti quella, perché crea confusione a chi deve approvarlo e che dice allora tu vuoi qualcosa di diverso, lascia perdere,
lascia perdere, aggiungilo nella spiegazione, cioè, non c'è nessun problema. Non, ma, però quella frase lì che hai letto, sì? Mio, c'è nel tuo testo? Ma no, il testo ufficiale, Canda, ecco, nostra, aspetta, siccome io non ho sotto mano il testo, sotto, ma te l'ho detto, chiedo scusa, chiedo scusa nel forum, nella chat qui vi ho, vi ho, leggi un attimo, te lo posso mettere qui, guarda, nella chat, usiamo nella chat qui, vi ho linkato il sito del Senato, dove c'è, è già so, più chiara che non referendum propositivo, che molti, oltretutto, quel vocabolo propositivo, sì, lo leggono in modo equivoco. Se vi mettete a parlare in facebook di referendum propositivo, la gente dice no, lo vogliamo vincolante, e altre blablaggine di questo. Possono fare quello che vogliono, ma noi, se vogliamo andare avanti con l'esistente, Leo, scusami, conoscendo molto i meandri di queste realtà burocratiche, formali, che hanno i vari volponi che vogliono bloccare tutto, se gli cambi il titolo dico ma non è quella, è un'altra. Qui in realtà cosa dicono? Non hanno fatto il livello alto come voleva Fraccaro. Giuseppe ha messo il link, comunque mi interessa il termine. Ho capito, lo mettiamo accanto. Ufficiale va anche bene, ed è più chiaro che non quello corrente di referendum propositivo, dove quel propositivo sembra opzionale, invece sembra contrastante. Sembra volutamente contrastante e basta, può anche, non so, comunque vabbè, alternativo. Comunque guarda, è il testo a cui direi di non staccarci. È l'unico che ci permette di essere. Comunque siamo d'accordo di mettere questo, un'esplicazione chiara, sì, di che cos'è. Certo, certo. Per me, Leo, per me assolutamente sì. Bene. Capisci? Che permette di aver messo il link. Prego, mantenendo quello che è il nome, diciamo, ufficiale della proposta di legge, ovviamente. Cioè, grazie. Va bene, c'è problema. Quello... Niente, va bene. Scriviamo allora questa... Comincia a correggere dicendo che questo si chiama così agli atti e che permetterà di fare leggi di iniziativa popolare a referendum, come tra l'altro permetterà, tra l'altro, e metti quello che è il concetto che tu ritieni più comprensibile. Non c'è grosso problema. Perfetto, Erminio, perfetto così. Va bene. Corregge. Però lo farei dopo, non so. Va bene, poi non so se non è... Vedi un po' tu adesso come impostarlo, non è... Vediamo altri punti adesso. Puoi metterla in video? Sì, va bene. Dopo, quando ci sarà la discussione sabato, sarà ancora emendabile, se c'è qualche altra opinione. L'addizione, vediamo un po' l'addizione, io sono partito senza mettere l'addizione per ridurre l'abstract. Il percorso, si tratta di attivare il percorso della legge e scrivi allora quello che scrive. Allora, io direi, se abbiamo un attimo di tempo, prendo il testo, questa è la parte del testo. È la parte del testo della bozza, poi lì c'è organizzare il lavoro successivo. Sì. Io, se siete d'accordo, farei una cosa così. Comunque, ecco, magari è successivo, dicendo, partendo dal presupposto che siamo apartitici, magari lo metti, così nessuno si offende. Ecco qua.
poi serve anche il titolo. Ecco, raccomando, quando si fanno le versioni degli abstract, di metterci sopra sempre anche il titolo, altrimenti non si sa mai bene, certo, se quella è Allora, metterei qui, rifare partire il è un po' piccolino, non riesco a leggere. Fare partire, scrivi la legge di disegno, la legge di disegno costituzionale, se vuoi metterla, oppure titolato quindi disposizione in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum. La legge, se vuoi, perché dopo il numero purtroppo cambia, perché alla Camera aveva un altro numero, al Senato ne è un altro numero. Allora aspetta, questi numeri sono i tre capitoletti. No, parlo dei numeri della quelli depositati alla Camera e al Senato. Ecco, quei numeri lì, sì. nel sottotitolo del referendum propositivo, sì, mi sembrano di dettaglio. Io qui nel sottotitolo dobbiamo dialogare con le persone che vogliono capire di che cosa si tratta in fretta. Allora, per cui diciamo le precisazioni successive saranno successive. Cioè, supponiamo che qualcuno legga referendum propositivo, vogliamo far ripartire l'iter, questo è il titolo che gli abbiamo dato. Sì. Qui sotto dobbiamo mettere un numero limitato di parole, questa mi sembra che sia corrispondente al previsto, anzi sono persino meno di 1000, sono 826 caratteri, per cui abbiamo possibilità di aggiungere dei dettagli e dobbiamo rispondere alla, diciamo, interesse di un cittadino che dice ma cosa è questo, per cui il dettaglio della legge eccetera eccetera, quello lo metterei in precisazioni successive, certo, e quindi prima, diciamo in che cosa consiste, Leo, quali sono i vantaggi e Leo, se esiste questa roba da altre parti nel mondo, okay, perché è un'indicazione abbastanza importante, ok. Allora, io direi, se siete d'accordo, si tratta, oppure intendiamo, ecco, si tratta di, intendiamo o si tratta di far riattivare, riattivare l'iter. Si tratta di riattivare il percorso legislativo. Sì. Proseguire, vabbè, di fare proseguire, sì, di riattivare e fare proseguire, sì, abbiamo anche un centinaio di caratteri in più. Sì, scrivi il disegno di legge costituzionale e disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum. Questo sarebbe il termine. Il percorso legislativo o approvativo, se vuoi proprio. Beh, il percorso è legislativo, va bene. Perché magari qualcuno votava no. Bene, sempre più corretto, certo. Legislativo, va bene, d'accordo, legislativo fermatosi alla Camera, così, scusa, mettiamo il nome qui adesso, come? Mettiamo il titolo, ah sì, va bene, dettamelo, del disegno di legge costituzionale
fai maiuscolo, poi magari quello evidenzia un po'. Disposizione, fai lineetta, disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare. Allora, aspetta, disposizioni in materia lo salterei perché non hai... No, scrivila, questa è la frase, scrivila. Sì, aspetta, disposizioni. In materia di iniziativa legislativa. Materia di iniziativa legislativa popolare. Chiedo scusa, c'è un errore in disposizioni. Sì, dopo correggiamo, aspetta un attimo. Sì, e poi questo è scritto... Ok. In materia, quella potrebbe essere in corsivo, casomai in grassetto è disegno di legge costituzionale. Allora, disposizioni in materia di... aspetta, iniziativa legislativa popolare e di referendum. Non ho capito, prima di referendum. E di referendum. E metterei due sigle, tanto perché la gente, se vuole, va a cercarlo. Uno è i due numeri delle due, cioè il numero alla Camera è AC e il numero è... aspetta, il numero credo che uno che legge, sì, e che vuole capire che cosa è il referendum propositivo... Sì. Il numero della legge non è che gli interessa molto. No, perché va a cercare, te lo assicuro, che se vuoi sapere tutto devi digitare quei due numeri. Come ho scaricato io tutto, perché parto da quei due numeri. Tutto va bene, allora ci mettiamo il numero dopo, ok? Sì, va bene. Sono dopo due numeri. Cosa c'è? Basta adesso. Poi qui era approvato, basta. A questo punto con i due numeri sarebbe finito. Adesso puoi spiegare che... l'iniziativa legislativa popolare sarebbe appunto la legge di iniziativa popolare mediante referendum. Sarebbe questo. Allora, qui ci sarebbe mediante... No, Leo, scusami, dopo la parola popolare c'è la e congiunzione. Dopo la e congiunzione devi scrivere di referendum e poi chiudi le virgolette. No, questo non è virgolette, qui lasciamo un po' più il testo. Ah sì, virgolette, scusa, sì, va bene. Loro hanno messo delle barrette del meno, ma va bene lo stesso. Scusate. Dimmi. Nella seconda riga, se scrivete si è fermato alla Camera dopo il passaggio al Senato. No, cambiamoli, gente... cambiamo. Aspetta, ragazzi. Io non ho capito, scusatemi, ma... Allora, Leo, allora, senti, dopo la e congiunzione, dove c'è scritto popolare e, devi scrivere di referendum, di referendum. Lì, va bene. Dopo la e, devi scrivere di referendum. Qui, ci vede il mio pulsante o no? Ecco, di referendum. Lì, sì. Sì. Bravo, di referendum e poi chiudi con le apici, virgolette, quello che vuoi. E poi metti due sigle, metti AC. Aspetta, dopo popolare devo scrivere, me lo puoi scrivere nella chat per favore? Sì, sì, Leo, te lo scrivo in chat. Grazie, scusa. I due numeri, controllo un attimo. Uno è AC 1173, ma lo leggi anche, aspetta. Dopo popolare i referendum, non capisco. E di referendum. E di referendum. Perfetto. Ah, allora ho capito. Ma poi, insisto, va cambiato che si è fermato al Senato dopo l'approvazione della Camera. Arriviamo dopo, un attimo. Scusate. Popolare e di referendum. Sì. E qui metti due sigle delle due leggi. Ok, Leo, scusami, te l'ho scritto in chat. Quindi alla Camera A.C.1173.
No, ma i numeri non mettiamo, perché come ha detto il signore. Mi ascolti, servono, perché uno, se vuol saperlo, digita sul sito del governo. E se uno non vuole vedere con i suoi occhi, sì, no, sì, servono. Il titolo esatto si trova uguale. Come? No, il resto, i contenuti, non il titolo. I contenuti se li legge lui, se vuole. Sono quattro parole, quattro vocaboli. Mentre al Senato si chiama A.S. 1089 1089. Ecco, se lo scrivete per favore, visto la mia handicap. Giuseppe, scrivi? Molto volentieri. Dove lo scrivo? In chat? No, dopo la chat, sì, grazie. Metti, tra virgolette, AC, vorrei dire Assemblea della Camera, era 1173. AC Camera. Come? AC Camera. A.C. usano. Sì, giusto. AC Camera. Sì. Ok, scritto. Va bene così? Il Senato è Assemblea Senato, sarebbe due punti, 1089. Questo così tutti i politici lo possono capire, i parlamentari sanno cosa vuol dire, non possono dire nient'altro. Fanno leggerlo se vogliono e dopo traduci con una due righe di abstract, traduci nel termine più comprensibile che dicevo io. Ma va cambiato le 4 o 5 parole dopo, che sì, è fermo al Senato, non alla Camera. Ma qui stiamo parlando ancora di dove sono i numeri per le due realtà. Poi quando arriviamo, arriviamo, hanno un po' di pazienza, vedrai che arriviamo. Ecco, mi sembra che l'espressione che si è fermato alla Camera dopo il passaggio al Senato mi sembra diversa. Va invertito. No, che è passato alla Camera e si è fermato al Senato. Esatto, per cui è stato approvato dalla Camera. Sì, va bene. È stato approvato. È stato approvato alla Camera. Alla Camera in prima lettura. Metti C maiuscolo la Camera. Lo metterei in eretto eventualmente, non in maiuscolo. Solo la C maiuscola. No? Guarda che si offendono. Sì, no, ma solo la C maiuscola. Prima di passare al Senato. E dopo, non prima, dopo. No, perché dopo. E... Ed è poi passato al Senato. E sospeso. Ed è stato sospeso al Senato. Metti stand by se vuoi usare un po' l'inglese. No, niente inglese. Niente inglese. Va bene. Fermato. No, si è bloccato. Perché non è stato fermato, si è bloccato, va bene. Non è passato, è un po' equivoco. Questa mi sembra bloccato. Una frase contraddittoria, la metterei. Trasmesso al Senato. E poi stato trasmesso al Senato. Ma è stato anche attivato nei dibattiti. È stato approvato alla Camera, quindi metterei, se siete d'accordo, io provo. Ma metti quello che c'è scritto nel documento, è stato trasmesso al Senato, è stata iniziata la discussione ed è stata bloccata, non è bloccato, ed è stato messo in attesa, perché non è bloccato, vuol dire che non è passato. Vuol dire che è giacente, allora la parola migliore è giacente al Senato. Va bene, giacente al Senato, ottimo. Vabbè, giacente vuol dire, io metterei che qualcosa hanno fatto e se fermato. Sì, infatti direi hanno iniziato la discussione ed è ancora giacente al Senato. Okay. Una cosa semplice, okay. Però per far capire appunto che ne hanno parlato, ma dopo non sono andati avanti con la discussione. Esatto. Cos'è AS1789? Non capisco. Atti Senato. Ma non è 1789? Sì.
l'ho detto io? Sì, Erminio mi ha detto AS1789. Va bene. Perfetto, mi piace la suddivisione così. Sì, è bella. Sì. AS1089, sì, ho controllato, va bene. No, perché 1789? 1089, ecco che non suonava. Ah, ok. 1089. Leo, 1089. Va bene. Perfetto, questo qui è molto buono. Qui manca dire è passato, ma manca un po' trattato. Puoi dire trattato e ma fermo. No. E qui spiegherei, ma l'iter è ora bloccato. Sì. No, è ora fermo. Direi... Bloccato è troppo... Sembra che non ci vada avanti. È fermo al Senato dopo aver fatto la prima discussione. Mi tiro come ti pare, però bisogna far capire che è stato... ne hanno parlato e poi si è fermato, esatto. Arenato. Ne hanno parlato per 5-6 mesi e poi dopo l'hanno messo in coda. Se vogliamo metterla così, possiamo anche mettere Arenato se vuoi, è molto più. Sì, d'accordo. Loro diranno che c'erano prime cose più importanti e c'era la pandemia. Certo, però quindi c'è Arenato perché hanno pensato che ci fosse una cosa più importante, però è Arenato. Se fermo lì, no, è una parola più altisonante, capito? Di fermo, in pausa, Arenato, non so, poi dite voi, perché... Io metterei che l'hanno già trattato, quindi vuol dire che sono anche avanti su quello. L'ha già trattato per alcune dibattiti e poi si è arenato. Per 6 mesi, per 5 mesi, 6 mesi. Quindi se ne è parlato per 6 mesi e poi si è arenato, causa... cos'è? Causa Covid? Emergenza sanitaria. Ipotetiche, possibile emergenza, sono andati così, dai. No, metti emergenza sanitaria. No, non mettere niente, metti che sei arenato e basta. Non dire perché non lo sappiamo. Lo diranno loro. Esatto, sei arenato e non è stato parlando. Allora, io torno al testo che lo vedete qua. Sì. Ditemi se vi sembra che vada bene. Sì. Io non leggo, quindi mi chiedo di voi. Aspetta che adesso è abbastanza grande, forse lo è anche troppo. Oh, un po' più largo, un colpettino se riesce. Un po' colpettino, no. Colpettino solo, ancora un po', basta. Così vabbè. Si riesce a leggere. Sì. Ecco, referendum propositivo... Lo usiamo, visto che ormai l'abbiamo usato, vabbè. Ecco, qui però questi dettagli sì. Sono anche interessanti, ma non possiamo dire che questa è la legge, perché questa bisogna specificare nel testo approvato alla Camera, perché nulla impedirebbe che poi il Senato lo cambia. Ma sicuramente, questo è ovvio. Se lo cambia, torna indietro, l'iter salta. Quindi se cambiano una virgola è la scusa per qualcuno di rimandarlo in virtù di una migliore stesura che prenda dentro anche altri concetti attualmente non presenti, è il modo migliore per fregarci. Se voi, che la diciamo tutta, conoscendo ormai la bestia, chiamiamola così, politica, una virgola, un comma, una frase inserita, dicono che è di chiarimento, però di chiarimento vuol dire torniamo indietro a fare il giro e allora siamo fregati. O prendere o lasciare, se vogliamo essere lì non possiamo farci niente. Noi diciamo speriamo che intanto riprenda l'iter. Una volta che riprende l'iter, poi vediamo come va avanti. Diciamo che noi prendiamo quello che è piuttosto che rifare il giro. Penseremo con una seconda legge nostra, con quello strumento, cambiare ulteriormente questa, se proprio serve. Una volta che abbiamo quello, possiamo fare quasi quello che si fa, quasi. Però quasi, abbiamo quasi. Una grossa possibilità, esatto, quasi. Però 25% più uno è meglio di 50 più uno. Certo. Comunque, di prima non potevo parlare, per quanto riguarda la discussione sul chi deve fare cosa... in Parlamento aveva giustamente ragione sia Erminio che Leonello, noi siamo a partiti, quindi
a noi interessa che il deputato o il partito o la zona, l'ala parlamentare che se ne vuole occupare, si occupi di una cosa della democrazia diretta che interessa ai cittadini, interessa a noi per la democrazia, per arrivare a una migliore istituzione della democrazia diretta, a noi basta, perché non dobbiamo, non, che sia Salvini, che sia il Movimento 5 Stelle, che sia il PD o che sia Berlusconi, a noi non interessa, l'importante è che quella cosa se ne discuta e cerchi di arrivare a una soluzione che serve ai cittadini. E lì si smaschera chi gioca a fare il furbo. Se la vedono loro che si smaschera, quindi dopo i cittadini sapranno anche chi votare. Certo. Questo mette anche qui. Quindi dopo è un gioco, come diceva l'altro giorno giustamente Ornello, che noi dobbiamo fare in modo che siano i partiti che vogliono lottare per avere quella cosa che interessa a noi, perché noi dobbiamo superare quella soglia in cui i cittadini fanno tanta richiesta che loro non possono dire di no. Quindi se il 3%, il 5%, 1% ha poca importanza, cerchiamo di raggiungerlo, quella percentuale più alta, e più siamo sicuri che i partiti cercheranno di dire è una mia proposta, e quindi a noi va bene lo stesso, l'importante è che ci sia. Sì. Tutto. E ti dirò che leggendo anche un po' i commenti, nelle argomentazioni della maggioranza, o comunque per far passare, diceva la legge con 50.000 firme è un referendum ordinario con tutte le sue effetti nulli più o meno, no? Tra virgolette. La legge con 500.000 firme è invece un referendum rafforzato, cioè una legge referendaria rafforzata. E con questa parola rafforzata si può dire che in questo caso il governo deve fare quell'iter che noi diciamo, cioè deve quello che poi viene messo nei punti che della modifica, che dice che sono obbligati a dare del tempo, a rispondere, a mandare al referendum. E si chiama referendum rafforzato perché dà delle scadenze e dà dei comportamenti. Dopo, se ci sta dentro qui per far capire questa differenza, sarebbe anche quello interessante, dà più speranza rispetto all'attuale. Quello che noi dobbiamo riuscire a ottenere è che se ne parli, che ne parlino, cioè che i cittadini ne parlino talmente tanto che i partiti okay. non possono più. Siamo all'abstract, Nicola. Cerchiamo di vedere nell'abstract ci sta. Però io sto andando avanti perché siccome l'abstract è finito e sto buttando lì l'esca, perché sabato dobbiamo parlarne e dobbiamo vedere, abbiamo un'ora a disposizione, dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio. Perché poi bisogna parlare, se ce ne può parlare in parte sul parte facendo altre riunioni per vedere come fare. Quindi in un'ora sabato non riusciamo a diramare tutto. Sicuramente dobbiamo trovare la temporizzazione, tirane via una. L'ho sentito. No, dicevo Leo, tira via questa qui. Io provo a buttare. Questa la vedi? Non vedi? La vedo solo io? Di la parola, se no non. La temporizzazione, la primo passaggio dove c'è la lineetta. Ecco, io metterei. Mi sembra di avere. La temporizzazione non mi ricordo quanto sarebbe stata. È 18 mesi. Stato interessante, nella versione approvata alla Camera la legge prevedeva, ecco, i vantaggi qui io metterei i vantaggi sono io metterei la parola cittadino provo a scrivere, ditemi cosa ne pensate. Il vantaggio principale consiste nella possibilità nello stabilire incidere direttamente sì. Con proposte di legge sì. Mentre nella legislazione sì. Questa cioè nel dare ai cittadini il potere legislativo, quasi quasi lo direi così, consiste nella possibilità data ai cittadini di esercitare il potere legislativo.
di esercitare direttamente il potere, sì, perfetto, bello. Sopra referendum vincolante dei cittadini, metti, cioè, no? E la faccenda del referendum vincolante è una... Vabbè, tiralo via allora, guarda, io non ne faccio più. Ho messo tra parentesi perché... Cioè, no, se lo metti, metti perché si capisce. Facciamo una legge vincolante o una legge non vincolante? Il referendum vincolante che è vincolante il fare il referendum. Il referendum vincolante cittadino. La frase precedente l'ho lasciata, anche se tra parentesi, perché propongo che se così si capisce meglio, però è un po' scorretta. Vabbè, allora diciamola un po' così, Leo. Allora, sono io che mi devo adeguare. No, diciamo com'è. La legge cosa dice? Nulla osta che quello che propone il cittadino venga acquisito dal Parlamento. In questo caso non si va a referendum. Perché se è acquisito dal Parlamento... Sì, non va se non si va a referendum. Aspetta. Acquisito dal Parlamento vuol dire che il Parlamento lo discute e lo decide e lo accetta, e quella è, scusate, ma le parole hanno anche una loro utilità. Certo. Quello che stai dicendo, Erminio, è la legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, perché lì la proposta dei cittadini è acquisita dal Parlamento e la discute e la decide. Invece questo è una legge di iniziativa popolare a voto popolare. Il Parlamento non acquisisce niente, ha solo la possibilità eventualmente di accettarla o fare una controproposta. Vabbè, spiegalo allora, va bene. Però non è l'importante, secondo me, è la caratteristica più rimarchevole di questo, ripeto, lo strumento di democrazia diretta più potente che c'è nel mondo. Va bene, riscrivilo quello che dici. Il vantaggio principale consiste nella possibilità data ai cittadini di esercitare direttamente il potere legislativo con proposte di legge di loro iniziativa e sottoposta alla loro decisione. Sì, io cercherei. Sottoposta alla loro decisione, non so se riusciamo a trovare il termine per dire o il Parlamento l'accetta così o fa la nuova. Ecco, perché. Cioè, in modo semplice. Per me, questo è il problema. Non è poi che dopo magari lo spieghiamo dopo. Bisogna lasciare spazio ai parlamentari di contare, quantomeno come fase, diciamo così, nel percorso, che diciamo, noi diciamo, tu sei d'accordo, approvi, e allora non si fa il referendum. Ho capito bene, se il Parlamento non l'accetta, si fa una nostra proposta, va a referendum la proposta fatta dai cittadini e la controproposta del faranno le loro operazioni. I cittadini andranno a votare il referendum, o voti A o voti B. Sì, va bene, questa sarà la cosa più naturale. Se non mi sbaglio, è questo che poi succederebbe da questa legge, se il Parlamento fa una nuova controproposta, perché non c'è nulla direttamente l'altra. Viene modificata la nostra da lavoro e dopo ci va il referendum e si dice: oh, il Parlamento ha detto questo. No, lo vuoi votare? Non fa d'accordo, Nicola. O lo fa d'accordo con i promotori e ne fa una sola concordata e non vanno a referendum. Se non raggiungono un accordo, vanno le due posizioni a votazione. Se poi dopo, allora, dimmi, lo possiamo mettere sopra di esercitare direttamente il potere legislativo qualora il Parlamento non trovi soluzione. No, può trovare una soluzione che noi non ci propone. No, il concetto è è una cosa diversa dalla nostra. Cioè, noi scriviamo A più B e loro scrivono A più C, e quindi sono due cose diverse, e ci dicono: volete A più B o A più C? E noi andiamo a votare. Ah sì, ok. Diciamo, se non siamo d'accordo con i promotori, vanno via due proposte, basta. Ragazzi, posso chiedere, anche perché io il punto C, sì? Non capisco cosa sia, forse Nicola può spiegarmelo. Leggimelo. Percorso costituzionale vincolante
per l'espressione della volontà dei cittadini. Cioè è un percorso messo in Costituzione che vincola vincola la realtà politica, non so chi. Io questo qui l'ho letto dai documenti ufficiali, non è che è una roba mia. Certo. Scusate ragazzi, non è lo stesso di quello che ho scritto, mi sembra che eravate d'accordo. Il vantaggio principale consiste nella possibilità data ai cittadini di esercitare direttamente il potere legislativo con proposte di legge di loro iniziativa e sottoposte alla loro decisione. Poi vai a capo con altri vantaggi, no? Metti un altro capoverso. No? Altri vantaggi sono A e B. Va bene, vabbè. Se sì è uguale alle altre, togliamolo, cioè se l'abbiamo già scritto, io adesso lo fa non vedo, quindi mi fido di voi. Se è uguale e l'abbiamo già scritto, va bene, togliamolo, non è un problema. L'importante è che sia, perché questa qui, quella frase l'ho messa perché l'ho letta dai documenti ufficiali. No, ma ci sta quella frase lì, non è che sia assurda o strana. Se l'abbiamo già scritta, scriverla due volte non serve. Se non l'abbiamo già scritta e serve scriverla, lasciamola, decidete voi. Per intanto tiriamola via, dai. Tiriamo via la C. Non ho capito. Leonello, se tu pensi che quella frase in C sia già scritta sopra, quindi è già inclusa, togliamola. Io ho soltanto fatto un copia e incolla dei documenti ufficiali. Certo. Quindi, se è già inserita, possiamo toglierla, un C non serve, se c'è già. Chiaro? Io oggi ho difficoltà a sentire. Erminio, dimmi tu per favore quello, perché io sono in macchina. Ha detto che se ritieni che la prima riga ha praticamente sviluppato il punto C di fatto, possiamo anche togliere la C che c'è successivamente. Va bene anche la tua idea. Poi ci potremmo pensare ancora per sabato se qualcosina di modifica concediamo a chi c'è che possa cambiare qualcosa, no? Non è che sia proprio indispensabile che sia già stampato tipograficamente. Va bene? Più che deciderlo io, lo chiedo io a voi e soprattutto a Nicola, se ritiene che quella frase... Lui ha detto così, Leo. La metterei più chiara comunque, però se come mi sembra è praticamente una ripetizione di quello che adesso abbiamo messo come prima riga, la toglierei. Sì. Metti allora altri vantaggi sono, allora così. Il primo vuol dire che è già un vantaggio, come concetto è già un primo vantaggio importante, quello top. E dopo ci sono altri vantaggi e sono gli altri due. So. Io adesso non leggo più il testo. Allora, Nicola, quella frase l'hai scritta tu, quindi chiedo di quello. Leonello non riesce a farsi capire perché è in macchina. Mi senti, Leonello? Mi senti? Leonello, mi senti? Con difficoltà, però sì, dai. Allora, se la C è già inclusa in A o B, puoi toglierla. Va bene, ok. Ok. A me sembra che vada qui io metterei questa frase, diciamo, lo strumento legislativo esiste in diversi cantoni svizzeri. Purtroppo non volevo prima di stasera studiare dove esiste in altre zone, per esempio qui in altri paesi, per esempio qui Nicola proponeva di dire in Polonia, non sono sicuro, ci aspettate un attimo, vado di là che ho un libro, non ho avuto tempo nel pomeriggio di verificare. Leo, non ti preoccupare, chiedo ad un'amica mia polacca che ha studiato scienze politiche, me lo faccio dire da lei. Ma per quanto mi risulta è così vincolante
e su questa opzione c'è il discorso dell'aborto. In qualche maniera possiamo mettere lì, ognuno ha la sua idea sull'aborto ovviamente, ma il governo o comunque ha messo vincolante perché nella massa del popolo l'idea è una, invece nella realtà di chi si muove per averlo numericamente è un'altra. Allora, fai quello che vuole il popolo o fai quello che vuole una minoranza intelligente, motivata, quello che vuoi tu? Questo è un classico esempio di libretto delle votazioni, dove spiegano il pro e il contro possibilmente obiettivamente. E mi pare che in questo caso il governo abbia scelto di renderlo vincolante perché aveva, purtroppo, lo dico perché non è così che si fa, la certezza che la posizione più restrittiva probabilmente sarebbe passata. Questa è una mia lettura da esterno, insomma. Ovviamente io sull'aborto ho qualche riserva, comunque andiamo avanti. Dai. A questo punto. Comunque, Giuseppe, aspettiamo una tua conferma, poi lo aggiungiamo nei prossimi giorni. Il prima possibile, non vi preoccupate, lo scrivo nella chat del comitato. Grazie. Io allora, se siete d'accordo, prendo questo testo e lo metto nel forum. Finisci un attimo le ultime righe, non so, c'è poca roba dopo? L'ultima riga. L'ultima, si ferma lì dopo? Chiedo scusa, solo per informazione, dovrebbe essere iniziata anche un'altra, diciamo, riunione, no? Perché io c'ho nel calendario, c'ho segnata dalle 7 alle 8 un'altra riunione. E con quale nome? Da qualche altro gruppo o nostro? No, nostro sempre, di più democrazia, yeah, si vede qualche altro punto. Ah, vuol dire come nostro interno del comitato, non più aperto al pubblico, vabbè. Credo sì, nostro interno del comitato. Mi ricordo che... come Nicola? Io non ho iscritto nessuna riunione, quindi non so. Io metterei la frase così e poi se verifichiamo qualche altro paese dove esiste, non starei a dire che a livello federale in Svizzera non c'è. Ok. Dare il concetto di rafforzato, referendum rafforzato, quello a 500.000 in questo momento. Devo praticamente chiudere. Va bene. Come ci ha messo l'anello? Se l'hai fatta? Penso di sì. È molto breve, eh? Si potrebbe raddoppiare volendo. Questo è meno di 1000 caratteri. Lo so. Non c'è problema, non è. Lionello, se vuoi, ti aiuto a riempirlo. Siamo a posto? Lionello, ti piace l'idea? Ti la riempio con qualche concetto in più? No, dovevo aspettare la cosa della Polonia e poi basta, mi sembra. Non c'è altro, non mi sembra. No, ci sono dei concetti interni che ho letto dalle vari interventi dei vari relatori, lì partecipanti. Intanto così, poi al massimo li proponi e vediamo se inserire, come inserire. È perché se uno vuol capire che non è la solita pagliacciata, chiamiamo, è quella di dire che si è cercato di dire, lo chiamiamo referendum rafforzato, e allora possiamo... No, quello, adesso, mettiamola così, perché così per rimanere nel titolo, se poi dobbiamo modificare qualcosa, lo facendo, però chiudiamo... Sì, certo, va bene così, dai. Per cento, poi a 100 magari ci arriviamo anche dopo. Io chiuderei così, se non è una cosa, aspettiamo soltanto quella cosa della Polonia, così la mettiamo per sicurezza. Il nostro amico, poi... dov'è? È andato a finire? È andato via? No, c'è ancora? Sì, sì, c'è. Com'è che si chiama? Aspetta, Raffaello. Raffaello? Sì. Io però tra pochi minuti vi devo lasciare. Sì, certo. Volevo sapere se c'era qualche critica di fondo nel testo. Non ho capito. Volevo chiedere a Raffaello se c'è ancora. Il fatto c'è, cioè, quantomeno per avvicinarvi a quello che avete scritto, io non lo vedo più perché c'è... adesso non c'è più. Un altro, la parola altri. Nell'ultimo paragrafo avete precisato che c'è un potere diretto dato ai cittadini e che non è vero di fatto, ma non stiamo a discutere di questo. No, quello si perde. Ma se dopo si mette altri vantaggi,
sembra sì, appunto rafforzi l'idea che la prima riga sia vera e non lo è, quindi quantomeno direi di arrivare la parola altri, così la cosa rimane più vaga. Io ma possiamo mettere i possibili vantaggi, possiamo anche mettere i possibili vantaggi o i vantaggi, cioè quelli che riteniamo noi. La possibilità data ai cittadini di esercitare direttamente il potere legislativo non è vero, ma però se no vi arrabbiate, non è vero perché? Perché presenti la proposta, sì, il Parlamento, le Camere hanno un certo periodo di tempo per approvarla o sì, fare un'alternativa, certo, dopodiché viene rimandata nel caso non la approvino. Sì, al referendum, sì, e nel referendum può anche vincere la tesi del Parlamento, quindi certo, certo, è appunto, e quindi non è vera la frase, no, sottoporre ai cittadini di esercitare direttamente il potere legislativo, cioè nel senso che già oggi lo esercitano col referendum revocativo, col referendum 138, quindi no, ma però almeno date altri vantaggi, sono che sottolineiamo possibile alla decisione. Decisione non vuol dire approvativa, vuol dire che la possono anche cassare, anche senza un parere del governo che scrive noi siamo contrari, può darsi che la gente approvi il contrario e basta. Non c'è dubbio, ma penso, se lo fate leggere a 100 persone, 95 danno quest'altra lettura, quindi, ma comunque lasciamo andare, se non si dice, ma altri vado, perché come sembra rafforza l'idea che... Se noi togliamo altri, mettiamo possibili, va meglio? Ogni possibile decisione, metti così. Non so, no, 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 altri no, vantaggi. Vantaggi sono. Mettiamo i possibili vantaggi. No, nel complesso i vantaggi sono. E allora non rafforzi quello che ha detto. Vabbè, allora mettiamo nel complesso, togliamo altri vantaggi, nel complesso i vantaggi sì, sono. Va bene, va benissimo. Così, generico. Vabbè. Comunque se era interessante di tutto, la parola, ricordo che quello ragazzi, vi segnalo che avrei diciamo, andare. Non ho capito. Pronto? Scusate. Volevo segnalarvi questa frase e chiedervi che cosa ne pensate. A vedere. Cioè alla fine dove c'è il sottocapitoletto 3, dove è possibile lo strumento, avrei pensato che oltre a dire lo strumento legislativo disponibile ai cittadini esiste in diversi cantoni svizzeri, in Svizzera a livello federale i cittadini possono introdurre modifiche anche della Costituzione, è la okay, verità, va bene, lasciamolo così, modifica soltanto quell'altri con questo per Raffaello. Non ho capito, accidenti. Raffaello chiede di mettere la considerazione iniziale del vantaggio che tu hai scritto prima di mettere gli altri due, di farlo rientrare a monte degli altri due. No, bisogna solo cambiare altri con qualcosa. Bisogna togliere altri e scrivere nel complesso. Cos'è che hai detto Raffaello? No, 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 voleva sì, fare tre punti separati. Vabbè. Sì, sì, ha capito bene il signor Ragno. Sì? Io purtroppo quello che dice Raffaello non sento niente. Ah, va bene, è colpa mia, Raffaello. No, ok, Leo, come mi senti? Sì, a te, io sento bene, te e Erminio. Ok, bene. Allora, qui si sta dicendo di togliere la parola altri e sostituirla con nel complesso. Altri, fa vedere dove lo scrivi. Ah, nel complesso? Sì. Lì? Nel complesso i vantaggi sono. Nel complesso i... Perfetto, va bene così Leo, bravo. Ok. Sì. Però mi pare capito che voleva mettere il vantaggio no, principale, metterlo dopo. Quello, va bene così? Sì, sì, Fabiano, sì, tanto salviamolo e poi almeno abbiamo arrivato a un punto quasi definitivo, dai. Io volevo dire però, dimmi. Visto che ho la parola, volevo aggiungere
che il deputato citato dal dottor Ragno, cioè quell'onorevole Tasso, è di nuovo un deputato, per di più un fuoriuscito da 5 Stelle. Allora, vi prego, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di far riprendere al Senato la discussione del testo passato, arrivato dalla Camera, sarebbe bene anche contattare qualcuno che possa essere veramente in grado al Senato di fare la differenza, perché altrimenti la situazione... E lì dobbiamo sentire Fraccaro per vedere chi al Senato lo aiuterebbe, lo appoggerebbe, perché è unico. Qualcuno dei 5 Stelle, come dire... Oppure i dissidenti 5 Stelle, vedere se qualcuno di loro ha voglia di farsi vedere, farsi notare, sempre con quella cosa di... e vedere se riusciamo a spingere questa cosa. Va bene, dai. Dai, vediamo lì, vediamo super partes e privatamente contattiamo tutti. Io chiudo la registrazione e mi devo salutare.